benvenuti amici di Music Off, sono Davide Tommasone in compagnia di Stefano Profazio. Benissimo Stefano, benvenuto in Grazie. Questo video di presentazione di un momento un po' magico di casa Taylor. Quest'anno 2024 Taylor nasce ufficialmente con American Dream nel 1974, per cui quest'anno festeggiano i loro primi 50 anni, per dirla in modo cinematografico. E abbiamo una delle prime meraviglie arrivate proprio con l'occasione, quindi quest'anno Taylor presenterà tra i festeggiamenti e anche ci riserverà una gamma di prodotti completa, alcune Builder Edition, alcune serie comunque limitate, sono tutti prodotti costruiti in 1974 esemplari, proprio perché rimanga ben chiaro l'anno di nascita dell'azienda creata da Bob Taylor e Kurt Listug, le due persone che poi hanno dato il via a una bellissima produzione di cui vi anticipiamo già, avremo modo di raccontare prossimamente la lunga storia con delle puntate proprio dedicate speciali, ricordatevi di questo. E cosa abbiamo qua in mano di Stefano? Abbiamo una bellissima AD, quindi American Dream, proprio il nome dell'azienda da cui nasce tutto, e in versione 14, quindi una forma Grand Auditorium, CE, chiaramente spalla mancante, una versione limited, con alcune caratteristiche, sono fasce fondo in walnut, completamente massello, top in abete, questo è un abete, un red spruce, un abete rosso tradizionale, e tutta la serie American Dream è caratterizzata da queste finiture molto semplici, molto leggere, quindi non ci sono tantissimi binding, tantissimi arricchimenti di madreperle, il filetto è ottenuto attraverso l'eliminazione della parte di vernice sul legno, quindi si vede l'abete, la vena che attraversa la tavola. E l'abbiamo suonata e sentita suonare da Stefano arpeggiata. Come ti è sembrato? Sia in termini di comodità, perché certamente Taylor è famosa per la comodità del manico, sì, ma anche proprio in termini di sound. Allora, premesso che veramente scartata e suonata, la comodità è proprio pronta all'uso. Quindi questo è stato cotta proprio e cotta e mangiata, cotta. Sì, e la definizione che è proprio la firma proprio di Taylor e una bella presenza sonora proprio in tutto lo spettro di frequenze, cioè soprattutto nelle medio-basse, comunque quando si suona diciamo con il pollice, le basse, comunque le vibrazioni sono belle presenti in belle corpo. Presenti. E anche la parte alta, nonostante non si ha l'ascolto proprio diretto sulla buca, bisognerebbe stare di fronte, però comunque esce molto definita. Bene, bene. Ma infatti, allora, chitarra che ha alcune caratteristiche proprio tipiche delle serie American Dream. In questo caso abbiamo una particolarità che è la tastiera in eucalipto, per ricordarci che Taylor è sempre stato molto attento alla sostenibilità dei suoi progetti. Adesso definire progetto una chitarra è forse il termine meno bello, ma c'è sempre un progetto dietro ogni prodotto, ogni chitarra. E in questo caso la scelta di usare l'eucalipto, una tastiera che è un legno molto più marmoreo del palissandro, molto meno poroso del palissandro, ma con una vena più aperta, più chiara rispetto, un po' più marroncina rispetto all'ebano nero. E dal punto di vista sonoro si integra perfettamente tra questi due timbri, un po' più di morbidezza nel palissandro come attacco alla tastiera e un po' più invece di velocità, di compressione, di attacco nella parte invece che quando installano, diciamo, direttamente l'ebano. In termini di sound ha una sua nota, prima durante le prove, perché chiaramente un po' ce le siamo suonate, ascoltate, sentite per portarvi un po' le nostre esperienze, per poi conoscerle un po', faremo dopo il gioco anche con Stefano il gioco degli aggettivi sui suoni, su come ci sono sembrate le chitarre. Ha una sua compressione naturale questo strumento, non è uno strumento che vibra sempre, continua a vibrare senza fine, cioè si ferma, ma non perché manca sustain, perché diciamo l'attacco lo ferma in modo tale che rimanga una è misurata, gamma di ecco. Sì, non tende a diciamo a scompattarsi il suono, quello è, diciamo, è molto comodo soprattutto quando bisogna fare delle parti strumming molto sostenute
E quindi questa compattezza sonora è fondamentale. Quindi un po' di compressione, un po' di compattezza, è quello che accade a volte, ne abbiamo parlato in qualche altra occasione, quando si rischia di, con un basso che continua a vibrare e a suonare, si rischia di coprire, l'effetto mascheramento si chiama, coprire le medie e le medio-alte, cioè perdere l'intelligibilità della singola nota. In questo caso la nota rimane molto intelligibile, con un buon focus sulle medie, un basso diretto, preciso, una bella spinta sulle medie, molte medie, molto grossa al centro e definita sulle alte. A questo punto fermiamoci con le chiacchiere, ascoltiamo Stefano che ce la fa Ok, facciamo un sentire. giro di strumming proprio Guarda, per... alterna tu esattamente quello che vuoi e quello per cui, con cui normalmente facciamo queste prove, cioè come senti che risponde la chitarra, Sì. Ok. così suonala, che è la cosa migliore del mondo. Ok, va bene. Già Perfetto. ti posso dire che appunto ho volutamente spostato la mano anche verso la parte alta del manico, proprio perché solitamente il suono tende a smorzarsi prima, però appunto rimane questa giusta compattezza e Che definizione. precisione. Sì, è impressionante veramente, Guarda, quindi... il gioco di ascoltare le chitarre con lo strumming, partendo dal mio e portandolo avanti, lo faccio spesso anch'io ed è la Penso la prima impressione che ho della chitarra è dovuta a questa ritmica Certo. forzata, un po' spinta, comunque controllata, portata in avanti per sentire come si sposta, diciamo, su tutto lo spettro. Ed è uno dei Una metodi che uso anch'io per prova avere provata, certo. un primo approccio del suono strumento. E per me, ascoltatore, anche se non sono proprio davanti, ma un po' attraverso i monitor, comunque l'abbiamo sentito anche prima, l'impressione è proprio che ci sia questa compressione naturale sul basso, Sì. bella presenza sulle medie e apertura sulle alte. Quindi proprio un bel prodotto sia sulla parte fingerstyle, fingerpicking, dove io questo modello magari lo preferisco, perché probabilmente in un mix, più che suonato da sola, buca proprio, Sì, arriva ed assolutamente. esce, in un mix anche complesso, anche orchestrale, anche qualcosa di un po' completo con percussioni, basso, tappeti, eccetera, eccetera, comunque riesce a uscire. E sulla parte invece ritmica è molto controllata, quindi può stare bene dietro e supportare il tutto. Non so, Assolutamente. visto la grande esperienza di studio e di live che hai, se ti torna No, questa. no, assolutamente. Infatti, diciamo, non mi viene da aggiungere altro a già quello che hai detto tu. A questo punto incominciamo il gioco con gli aggettivi che invitiamo a fare anche voi a casa scrivendo sotto un'indicazione, un aggettivo, anche un neologismo, anche un termine, anche un nome che vi fa venire in mente il sound che avete sentito. Io direi proprio compressione naturale, che non è un aggettivo, compattezza Il giusto, non è un aggettivo, vedi, sto sbagliando anch'io. È per me uno strumento ottimo da live, da studio. Cioè, guarda, un coltellino svizzero, cioè una chitarra Certo, sì. che sta dappertutto e puoi mettere dappertutto, senza che vada a coprire qualcosa che non deve coprire. Posso aggiungere un altro aggettivo che è stata proprio la prima sensazione quando l'ho imbracciata? Accomodante, nel senso che comunque solitamente quando si imbraccia uno strumento bisogna sempre... Si va alla ricerca del feeling, no? Sì, Della che quello che ti dicevo, ti complicità. invitavo prima a cercare il feeling e Esatto. a suonare quello che. E generalmente appunto si va a fare un giusto setup proprio per stare comodi. E questa è veramente plug and play. Ok, il cotto e Quindi magnato di prima, ritorna il cotto cotto e e mangiato, magnato. sì. Bene, bene. Facci sentire qualcos'altro, magari col plettro, Un magari un arpeggio, sì. arpeggio, qualcosa. Prima ho usato le dita, poi ho usato il plettro in strumming, qualcosa magari Sì, in arpeggio, sentire certo. le singole note. Completo.
confermo quanto ho detto. Al netto che suonava bene in strumming, suonava bene con le dita, ma direi che col plettro nell'arpeggio esce veramente tanto. Così buca qualunque cosa, è precisa, nitida, pulita, definita, ma mai brillante, mai secca, mai tagliente. E soprattutto ha un suono molto versatile, la puoi collocare veramente in tanti generi. Sì, definivo coltellino svizzero, appunto proprio per quello, cioè sta su tutto, è come il prezzemolino, la cipolla. Sì, sì, mai definizione ambito... più azzeccata, veramente. Sì. Ottimo. Allora, io direi, visto che non è l'unica chitarra che appunto Taylor ha fatto uscire per il 50°, ma è una serie di prodotti limited edition, direi a questo punto di metterla nel supporto e prendere fuori quest'altra meraviglia. In realtà, in termini di collezione, la 217 verrebbe prima, perché l'American Dream è una chitarra comunque in produzione a El Cajon, quindi nell'azienda, nella fabbrica americana, e appunto lo strumento completamente in massello, quindi nella gamma dei prodotti è a uno step superiore. Questa è invece una 217, quindi una versione messicana prodotta a Tecate è l'altra fabbrica che Taylor ha, sono due fabbriche distanti circa centinaio di chilometri, comunque un'oretta di macchina che scollina un po' di montagne, e poi proprio subito dopo il confine si entra in Tecate e c'è una bellissima azienda, una bellissima fabbrica di Taylor, che è una quasi fotocopia, non proprio della produzione americana, però c'è stessa attenzione nella produzione, nella scelta dei legni, nella gestione del controllo dell'umidità, al quale sono molto attenti, e anche tante macchine tipo la piega fasce, ma avremo modo poi di raccontare un po' di queste cose durante quello diciamo le puntate in cui racconteremo un po' la storia dei 50 anni di Taylor. Insomma, si tratta di una fabbrica comunque molto avanzata, in grado di fare prodotti di eccellenza. Proprio per questa nessun pensiero negativo nell'aver inserito anche prodotto messicano nell'ambito della produzione del 50° anniversario, quindi è giusto che entrasse anche la 217 nella gamma dei prodotti del 50°. In questo caso abbiamo una tavola in abete torrificato, quindi un trattamento chimico-fisico a temperatura per rendere lo strumento come se la tavola, se il top, se la chitarra avesse già suonato tantissimi anni, si fosse già ammorbidita, armonizzata. Fasce fondo in palissandro, in questo caso è Playwood, e lo riconosciamo se Stefano me la giri leggermente, facciamo vedere parte del fondo. Eccola. Adesso non si vede in tutte le direzioni, magari vi aiuteremo con qualche immagine specifica, però il fondo è un po' più bombato rispetto agli standard che utilizziamo. Magari così può aiutare. Sì, si può vedere un po' di bombatura. Fasce fondo appunto in palissandro, in Playwood, e la tastiera invece qua torniamo a Lebano, anche e con il manico classico in mogano. Vi ricordo che sia l'American Dream che la 17 sono strumenti elettrificati col Taylor Expression System di ultima generazione, che prevede una specie di forchettina con tre sensori piezoelettrici che spingono sul saddle nella parte laterale per poi prendere le vibrazioni, non in questo senso come la maggior parte dei sensori piezoelettrici a pressione, ma in questo senso. Ma anche sulla storia del pickup della Taylor faremo poi un discorso durante le puntate che riguarderanno diciamo la storia di Taylor. A questo punto ascoltiamola, perché questa Grand Pacific, così è la 17 serie 2 200, quindi messicana, fascia fondo in palissandro e top in questo caso abete torificato, ma forma 17, che vuol dire Grand Pacific, quindi una spalla arrotondata nella parte superiore, invece nella parte inferiore un po' più ciccione, un po' come la Dreadnought. Sono serie alcune innovazioni, quella del V-Bracing di cui abbiamo parlato prima, il Grand Pacific, ci sono state delle innovazioni avvenute tutte a cavallo tra il 2018, 2019 e 2020, proprio perché nonostante sono passati 50 anni, la Taylor è sempre alla ricerca di innovazione, prendendo sempre però un po' spunto dalla tradizione come comune denominatore di tutte le aziende primarie del mondo dello strumento musicale. Sentiamo qualche cosa a tuo piacimento? Sì, la facciamo, diciamo, la suoniamo. L'istinto è proprio quella di iniziare con uno strumming, perché posso invitarti anche a fare una cosa dopo. Fai qualcosa magari di più blues, di più vecchio, certo, di un po' più retro, di meno, un fingerstyle meno fine, meno elegante. Certo. Qualcosa di un po' più grezzo. Certo. Vediamo. Allora, intanto andiamo con lo strumming.
Sicuramente un'altra voce, a differenza dello strumento che abbiamo provato prima. Direi la curva è quasi invertita. Qua abbiamo Sì, le sì, sì. medie che si evidenziano in modo proprio incredibile, qua Qui invece sono giustamente scavate sono proprio. scavate, quindi abbiamo basse e alte che salgano e le medie con lo scoop che scendono al centro. Quindi un timbro completamente diverso Certo. da American Dream, complementare oserei dire, Sì. non con una particolare compressione, molto libere No, di anzi. vibrare, queste vanno, però con le medie tagliate non perdono definizione ugualmente. Assolutamente. Probabilmente se su quella stessa chitarra, se l'American Dream fosse mancata quella compressione, avremmo coperto. Invece in questo caso mancano le medie, ma le basse e le alte si espandono in Sì. modo incredibile. In effetti è molto anche qui la sensazione che si ha, diciamo, con le vibrazioni in pancia è molto più presente questa caratteristica delle basse che comunque non vanno a soffocare Ma il resto delle mai il resto dello frequenze. spettro sonoro. Sì. Sentiamo qualcosa comunque anche di arpeggiato. A questo punto vedi Certo. tu poi se vuoi fare qualcosa di più blues o Sì, più fine, adesso passiamo come tuo all'arpeggio, piacere. quindi. Molto piacevole, Sì, confermo. veramente. Sembra quasi un pezzo già registrato, masterizzato. Cioè, adesso voi sentirete qualche cosa che pur non venendo trattato particolarmente, ma passa attraverso il mix. Noi lo sentiamo Noi lo live. sentiamo live, L'impressione sì. live è proprio che sia qualcosa di già registrato, Sì, di sì. ascoltare qualcosa che esce da un monitor in modo iper preciso e iper Sì, definito. non ci sarebbe proprio bisogno Di fare di niente. curarlo È vero, è vero, ulteriormente. C'è è vero. rischio di rovinarlo, anzi, Sì, quindi. se vai ad arricchire di mettergli quel troppo che stroppia, non è neanche un less is more perché comunque è ricco di frequenze, di Sì, materiale su molto. cui lavorare. A livello di manico trovi una differenza perché i due manici sono molto conformi e compatibili, anche la Allora, scala delle due chitarre è la stessa. partendo dal presupposto che comunque anche qui abbiamo un manico satinato, quindi la comodità Al e il tatto. sì, proprio il comfort è immediato, veramente. E guarda, sinceramente, non se, forse questo ha un leggermente più abbombato, ma veramente parliamo di una Sì, infatti, è veramente impercettibile. la scala è la stessa. Nelle specifiche sull'American Dream non viene indicato esattamente il tipo di shape, quindi potrebbero esserci piccole differenze, ma non sostanziali, perché Certo. nella prova sono molto, 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 molto simili. Sì. Probabilmente quello ha un taglio un filo più moderno. Sì, E anche il esatto. bracing cambia. Qua abbiamo un V-bracing, qua abbiamo il C come bracing interno. Cambiano appunto l'approccio alla tastiera. Qua abbiamo l'ebano, là abbiamo l'eucalipto. E i due prodotti sono su due target un po' differenti. Come abbiamo detto prima, la serie American Dream è un po' superiore, però diciamo al netto delle differenze sonore e di utilizzo, i due strumenti sono entrambi di ottimo livello. Cioè, stiamo parlando di prodotti Messico, Tecate, America e il Canyon che assolutamente se la possono giocare su qualunque palco importante. Cioè, Assolutamente, siamo alla assolutamente. base della produzione 50esimo, ma parliamo di un prodotto che assolutamente può essere iper top. Sì, può tenere testa assolutamente rispetto a tanti altri modelli blasonati. Sì, assolutamente. Anche, cioè, se la gioca anche con prodotti della stessa casa, cioè i timbri, al Sì. netto di alcune enfatizzazioni in frequenza, alcune risposte, anche alcune possibilità di playability, però cioè, giocano nel campionato di Serie A, non sono nella bassa lega, nella Senza bassa ombra di lega. dubbio, certo. Se vuoi farci ascoltare qualcosa anche di Sì. arpeggiato, a questo punto con le dita, col Sì, finger. certo. Grazie, Stefano. Prego. Parli tu o parlo io? Parliamo Allora, insieme.
Guarda, Spara l'aggettivo, spara l'aggettivo. allora, un sustain veramente importante. Quasi non infinito, ma No, ma è notevole. veramente è un pianoforte mancato. A me è Quindi arrivato alla dolcezza, sì, cioè proprio anche. negli ultimi 8 secondi, 10 secondi, le ultime battute, cioè il timbro si è ammorbidito, cioè dalla definizione alla precisione con la media più scavata iniziale che mi ha sentito nello strumming Sì. iniziale, non mi aspettavo che senza cambiare posizione mi arrivasse un suono così morbido, dolce, ovattato, forse è un termine giusto perché sembra che manchi qualcosa, ma in realtà proprio No, no, ammorbidito, si è bilanciato morbidoso. molto rispetto allo È strumming. ritornato Sì. su qualcosa al centro. In realtà non era un medio così ricco e presente nell'American Dream, ma era comunque un medio, non era troppo scavato e tutto molto morbido e molto dolce. È vero, Quindi sì. l'aggettivo più giusto in questo caso per me è proprio la dolcezza, Sì, dolcezza. anche la rotondità proprio, perché comunque non, suonandola così con le dita, poi si può avere o non si può avere Sì, poi l'unghia, però pastrello, lunghe, sì, puoi usarlo in maniera più definita, più morbida, sì, ma si è proprio ammorbidita, eh. molto, sì, è vero. E soprattutto questa rotondità la riscontro ovviamente su tutto il manico, quindi. Possiamo provare a suonare anche qualcosa di un po' più strong. Vai, Sentiamo vai, dove vai, possiamo spingere questo vai. strumento. Io direi che questo pezzo sarebbe bello sentirlo esattamente identico anche con l'American Dream. Quindi la Vero, sì. D14, così le confrontiamo. Assolutamente. Vogliamo anticipare il risultato a nostra idea oppure ci scommettiamo? Beh, Come verrà fuori secondo te? sicuramente abbiamo già detto che questo strumento ha una voce più moderna, no, rispetto all'altra chitarra. Sentiamo, sono Per me un po' curioso. se la giocano perché l'enfatizzazione delle medie di questa potrebbe, in questo bluesaccio, un Sì. po' alla vecchia, farci una bella sorpresa. E quindi per questo pezzo ero convinto, visto la forma 17, che Certo. questo potesse uscire di più. Invece si è mostrato molto dolce. Per me questo è un po' più arrogante. Andiamo a Vediamo. sentire. Avevamo ragione, Eh sì, avevamo non si è ragione, smentita, non si è quindi. smentita. Quindi ottima la 17, la 217, spalla piena, LTD, ma questa in quest'ultimo giro di bluesaccio ha dato un bello spin, Sì. Beh, a nostro così assolutamente sindacabile giudizio. conferma la versatilità che dicevamo prima. Sì, Quindi. veramente una chitarra da mettere dappertutto, un coltellino svizzero, AD. E 2 serie A2 217 Grand Pacific AD14 in versione 50° anniversario, serie limitate in 1974 esemplari proposte da Taylor per questo anno 50° anniversario della famosa ditta americana. A questo punto che dirvi? Grazie intanto di averci ascoltato. Ricordatevi di lasciare nei commenti qualche aggettivo, qualche nome, quello che insomma vi ha emozionato, un aggettivo che porti all'emozione, Siate ecco, creativi, ecco. siate creativi e speriamo di avervi emozionato con un po' di racconto della storia, qualche dato tecnico, l'ottima musica di Stefano e Grazie. da Davide Tommassone qui negli studi Music Off da Stefano Profazzi. un grande saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.